Buonasera a tutti, bentornati con una nuova puntata di Good Night Milano, il nostro programma di approfondimento serale dedicato alle realtà di Milano e della città metropolitana. Lo potete vedere già qui con noi e quindi io lo saluto, Fabio Buongiorno, Arrigoni, buongiorno a tutti presidente del coloro che Municipio guardano, 1. buongiorno. Quindi direi che questa è una puntata molto importante, una puntata simbolo potremmo dire, perché abbiamo qui il presidente del Municipio 1. Beh, adesso il centro di fatto oggi è una condizione particolarmente attrattiva. Abbiamo non solo molti turisti, ma anche molte persone che vengono, girano, vanno a comprare, lavorano, quindi un posto con tante presenze che va gestito, ma che complessivamente crediamo che sia in buona condizione. Si potrebbe definirlo anche un po' il motore di Milano. Beh, evidentemente è il momento in cui noi insomma andiamo sui 100.000 abitanti, ma ogni giorno abbiamo circa 600.000 presenze, una zona molto servita dal punto di vista dei mezzi pubblici, con presenze di persone che soprattutto, e questo un elemento su cui puntiamo, camminano, vanno in bicicletta, cioè stiamo puntando su una mobilità più dolce in modo da favorire proprio il passaggio. Del resto, per attraversare tutta la zona, più o meno mezz'oretta a piedi. E poi, cioè, posso parlare anche a mio nome, è splendido passeggiare per quella zona piuttosto che utilizzare magari i mezzi. Assolutamente, nel senso che noi abbiamo tutta una serie di presenze monumentali che vanno dalle chiese, ma anche luoghi della Milano romana. Anche edifici nuovi, ogni tanto che colpiscono un po' l'attenzione del passante, ma soprattutto abbiamo dei luoghi che ogni tanto mi lamento anch'io, conoscono meno i residenti e più coloro che vengono da fuori, cioè il È residente è un po' vero, distratto sulle cose che vede. Recentemente una scuola, il liceo Berce, ha pubblicato un volume sull'arco di Porta Romana, anche nel quartiere dove tra l'altro io abito da quando sono nato. Obiettivamente molti mi dicevano: oh, ma non lo sapevo è che era così là. No, qui. sì, esatto, magari non sapevo neanche che era qui, nel senso che ognuno di noi poi dove gira passa sempre negli stessi posti, si gira in giro ma fino a un certo punto e soprattutto conosce poco i luoghi dove siamo. Non so, faccio un esempio tanto per dire, coloro che abitano in alcune vie, no, l'intestazione della via non sanno chi è. Il che è Certo. effettivamente, adesso lo dico per dire la cosa, ma è una cosa abbastanza curiosa, Certo. approfondire uno, abito in Viale Caldara, vabbè, ma chi era questo signore qua? Guarda, era un sindaco di Milano, vabbè, in questo caso, però No, è no, per però sì, dire, sarebbe assolutamente. interessante poi anche per vedere nel quartiere in cui abito. Molte scuole fanno anche questo ragionamento Ma di che forse è proprio approfondimento. anche un problema, diciamo, una concezione per cui, no, io abito a Milano e quindi la do un po' per scontato. Molto, molto per scontato, nel senso che ci sono alcuni posti che i milanesi, per esempio, non hanno mai visitato o non conoscono. Adesso inizia proprio in questi giorni, il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, il Cenacolo. È vero, è Facciamo i vero, è conti di vero. quanti sono andati a visitarlo, per carità, cioè è magari l'occasione per Sì, farlo. però è proprio, è uno Quindi degli soprattutto in esempi centro migliori. ci saranno una serie di manifestazioni proprio su questo che partono a maggio e finiscono a febbraio dell'anno prossimo con luoghi particolari. Ad esempio io consiglio di andare a vedere, se uno non è mai andato, la conca dell'Incoronata, il Ponte delle Gabelle, in fondo a Via San Marco, un posto particolare dove si dice che Leonardo abbia progettato la porta quando progettò parte dei meccanismi dei navigli, molto bello da vedere. Molto bello, Certo. è un posto dove, diciamo, una chicca che magari Sì, una chicca di qualcuno non storia. ha esattamente visto. Va bene, allora, torniamo un attimo al confine del Municipio 1, no? Municipio 1 è uno dei municipi sicuramente più importanti, forse il più importante in tutta la città di Milano. Le chiedo, qual è l'aspetto positivo di amministrare un municipio così importante e qual è invece l'aspetto negativo? L'aspetto positivo è sicuramente il contatto con associazioni, persone, gruppi, soprattutto da sotto l'aspetto culturale. Noi abbiamo decine di richieste, anche nei nostri centri, abbiamo dei centri di aggregazione sparsi sul territorio, sempre pieni perché ci sono tante associazioni culturali, soprattutto ma anche sociali, che
diciamo, fanno iniziative, sono iniziative aperte a tutti, quindi al di là se uno abiti nel municipio o non nel municipio, neanche a Milano. E ultimamente abbiamo una grandissima presenza di queste associazioni e abbiamo anche, se devo dire la verità, una buona collaborazione anche con imprese, soprattutto che operano nell'edilizia, ma non solo, che sponsorizzano magari cose nostre. Cioè, per esempio, tutti i campi gioco che noi abbiamo finito di tirare, poi sono stati tutti rimessi a posto attraverso sponsorizzazioni. È evidente che questo succede nel centro, che è favorito da Certo. questo punto di vista, proprio per le presenze che ci sono. Sarebbe bello succedesse in tutta la città, però è un elemento che io considero di grande valore. L'elemento negativo è effettivamente, insomma, che la presenza di tante persone, di tante attività, evidentemente, determina una particolare attenzione che noi dobbiamo avere di giorno e di notte. Noi abbiamo Certo. parecchi problemi fra residenti e utilizzatori dei luoghi, nei luoghi della movida, perché evidentemente non solo il rumore che viene determinato, ma la musica, è chiaro che per le persone che devono riposare diventa, Un po' insomma, un po' complicato. problematico durante la cosa. Sono elementi da governare, nel senso che nessuno vuole toglierli, un po' più di regole Ci ci vogliono, vogliono, e per certo. fare le regole non è che si fanno le regole solamente dicendo fate così se no ti sanziono, perché Non ha non è questo il senso. metodo. Non ha Cioè, il senso. metodo è quello della collaborazione fra soggetti diversi, commercianti, residenti, le persone che ci stanno, perché basterebbe in molti casi un minimo di educazione in più e evidentemente eviteremmo tante problematiche, che ci sono. Sì, sono d'accordo con lei, proprio come se fosse un cambiamento anche culturale, no? Non ti do la regola perché sennò ti devo sanzionare, ma parliamone così troviamo un giusto Il problema è proprio compromesso. questo, il problema è anzitutto capire perché c'è la regola e a che cosa serve, cosa che molto Esatto. spesso non viene fatta. Cioè, bisogna spiegare, se c'è una regola, bisogna spiegarla. A volte ci sono delle regole che troviamo insulse, però un senso ce l'hanno. Certo. Oppure magari non ce l'hanno, ma dobbiamo capire il perché siamo arrivati a questo punto. Altre volte ci sono delle regole che nel momento in cui le comprendiamo poi le mettiamo in atto. Questi passaggi sono quelli che determinano che la convivenza civile sia in una condizione normale, cioè dove non si abbiano quei rapporti un po' di tipologia condominiale, dove non ci Certo. si guarda più neanche, si aspetta che il vicino esca e non prendiamo l'ascensore insieme perché abbiamo qualche difficoltà a salutarlo. Se mettiamo questa cosa in grande, no, rispetto ai luoghi, noi abbiamo tanti quartieri storici, Romana, Ticinese, Garibaldi. Ancora si respira in modo un pochino diverso da una volta, evidentemente. Ancora si respira però l'ambito del quartiere, cioè dove ci sono, accanto magari a criticità che evidentemente nei rapporti umani sono, anche attenzioni alle condizioni singole. Quindi questo per noi è molto importante, perché i servizi sociali non arrivano dappertutto. Certo. Quello su cui dobbiamo basarci è quello appunto di creare un rapporto virtuoso fra le persone, anche gruppi informali, anche gruppi associativi. Certo, va bene Faccio un quello. esempio: adesso durante l'emergenza freddo, cioè il tempo del freddo, Sì. sostanzialmente si chiama emergenza freddo, noi ospitiamo da qualche anno un centro per persone senza fissa dimora che dormono nel centro storico. Non c'era mai stato. Perché l'abbiamo fatto? Perché tutti i quartieri è giusto che abbiano anche questo tipo di servizi rispetto agli ultimi. Il primo anno c'è stato un grosso problema di rapporto col quartiere. Mano a mano questo rapporto, anche grazie ai volontari che stavano lì, si è risolto. Oggi la gente dà una mano rispetto Forse è il a modo di fare pensare politica. arrivano a far chissà che Esatto, cosa. Però esatto. è evidente che io durante la notte vedo, perché giro spesso, abbiamo molte persone senza fissa dimora dentro il centro, proprio il centro di Milano. Certo. È chiaro che uno diceva, mandateli via. Sì, però cioè, non è spostando che risolviamo. Ci sono tante associazioni, un po' anche i servizi del comune, che fanno rapporti di approccio diretto, cioè sul campo con queste persone. È chiaro che in alcuni casi riesci un pochino a riportarle a una condizione di vita un po' di tutti, altri casi fai molto più fatica. Però il rispetto di queste persone qua vale, È no, tanto importante, quanto il rispetto che dobbiamo avere per i figli che abbiamo, capisci? assolutamente. Intanto io colgo l'occasione per chi ci sta seguendo che
Il presidente ha accettato di rispondere ad alcune domande se dovessero arrivare durante la diretta, quindi noi siamo qui pronti anche per voi. Io qua ho la lista, ancora non ci sono domande, però ci stanno seguendo in tanti. A questo punto, una domanda che mi sorge pensando appunto a tutti questi discorsi che facciamo, no? Sulla gestione, sulla buona gestione di un insieme di quartieri. Qual è? A volte faccio fatica, ma penso che sia proprio una questione anche lì di informazione. Si fa fatica a capire quando finisce la giurisdizione del municipio e quando comincia quella del comune. E a volte non si sa mai, anche solo per dire è colpa sua, è colpa sua. Dove finisce questo In confine? effetti, cioè, un po' di complicazione in queste cose c'è sempre, in tutti i grandi comuni che hanno strutture di tipo municipale, quindi Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino, che hanno anche differenze fra di loro su come competenze da fare. Noi diciamo che fondamentalmente noi ci occupiamo un po' delle manutenzioni, soprattutto la manutenzione del verde pubblico, diamo indicazioni sulle manutenzioni delle strade, oggi in condizione assai critica, devo dire la verità, cioè abbiamo anche un rapporto, diciamo, non dico contenzioso, però insomma di dialogo forte con l'amministrazione centrale su alcune cose che non vengono fatte in tempi adeguati, Mi fa no? sorridere sta cosa perché penso, per pensare strade che non vanno bene a Milano, quando penso al resto d'Italia mi fa sorridere Ah no, proprio. certo, però c'è la decisione. Noi per esempio abbiamo tutta la cosa, il grande dibattito sul pavé, Sì. no? Che evidentemente è odiato da coloro che vanno in bicicletta, odiato dai motociclisti. Io sono Certo. motociclista da quando ero piccolo, quindi la cosa mi ha dato, però. È una cosa che E, sente proprio no, ma a volte personalmente. quando l'abbiamo tolto, no? C'è un comitato, adesso lo ricordo perché persone simpatiche, no asfalto, no? Che dice, no, non potete togliere il pavé, dovete vedere. E poi ci sono quelli che dicono, ma dovete togliere. Ecco, questo meccanismo che genera anche un po' di conflitto, no? È però il sale di una città, perché Certo. quando si apre il dibattito su una vicenda del genere, poi si possono trovare soluzioni magari intermedie, che salvaguardano alcuni luoghi perché hanno un effetto particolarmente storico, che risolvono delle criticità in alcuni posti dove evidentemente dobbiamo cercare di far girare la gente, i ragazzi anche in bicicletta in modo adeguato e sicuro, cosa che oggi, insomma, non è facilissima in sé. Però questo tipo di dibattito che noi abbiamo normalmente di fatto ci dà la possibilità di ragionare con tutti. Dopodiché a noi arrivano anche richieste che vanno all'amministrazione centrale, cioè domande Ok, che vengono ok. fatte. Come all'amministrazione centrale arrivano cose che Ma spettano a tipo noi. un esempio di magari io vivo nel municipio 1, vengo da lei, che cosa posso dirle per cui non è più sua competenza, ma mi deve dire, guarda, devi andare a dirlo al Ecco, ad comune? esempio, gli interventi viabilistici, cioè cambiare dei segnali o dei sensi unici delle strade, modificarne, farne, pedonalizzare un'area, fare una ZTL, non è una competenza direttamente nostra, no? Quindi non lo facciamo noi direttamente. Ma che cosa facciamo? Noi abbiamo una capacità di proposta rispetto all'assessorato competente, in questo caso la mobilità. Quindi diamo delle indicazioni per dire facciamo questa cosa, facciamone un'altra, eccetera. C'è questo rapporto di interlocuzione che a volte va a buon fine, a volte va meno a buon fine, che però di fatto determina che i municipi siano sostanzialmente il momento in cui si dà una spinta all'amministrazione guardando le cose dal basso. Questo è un Ok, po' il certo. meccanismo. Ecco, è arrivata una prima domanda da parte di Beatrice Benedetti, che ci chiede cosa ne pensa delle rotaie morte. Non pensa che sarebbe meglio toglierle perché sono pericolose? Assolutamente ragione. Allora, però ci sono due tipologie, faccio presente. Allora, ci sono dei casi dove effettivamente le rotaie sono lì, vanno tolte. Noi anche ultimamente abbiamo fatto una delibera di programmazione dell'eliminazione delle rotaie, quelle dismesse, in alcuni posti. Adesso ci sono anche delle priorità, soprattutto sugli incroci, dove effettivamente può dar fastidio questo tipo di cosa, e Certo. queste di solito andiamo a toglierle nel momento in cui rifacciamo l'intera Aria, struttura della via, ok. perché questo evidentemente riduce, diciamo, riduce anche i costi di fare questa operazione. Ci sono anche alcune rotaie che però sono lasciate lì perché sono considerate di ultimo servizio, cioè ammettiamo che avvenga che in un certo posto succede qualcosa per cui non è più utilizzabile quella tratta Ok.
per il tram, no? Si ritorna a una tratta precedente. Facciamo un esempio, tanto per dire, corso di Porta Romana. Corso di Porta Romana non c'è più il 13, è stato tolto nell'ultima parte. Perché? Perché c'era sotto il metro e quindi è stato tolto. Però su corso di Porta Romana passano il 16, passa il 24. Ammettiamo che per un caso non si riesca più a passare da Via La Marmora, per un tempo lungo, quindi non solo di un giorno. In quel caso io posso dire, vabbè, allora ripristino temporaneamente quel tipo di rotaia che mi serve, rimetterla giù sarebbe complicato, la ripristino perché mi può servire come ultimo servizio. Certo. Di là. Cioè questi, è una sorta di riadattamento. È evidente che sono molto meno questo tipo di rotaie che possono servire in un futuro per qualcosa. Quindi assolutamente ragione, assicuro che però c'è un programma che prevede che mano a mano si vada alla dismissione delle rotaie, okay, diciamo assolutamente inutili che ci sono ancora e che effettivamente costituiscono un pericolo soprattutto per chi va in bicicletta. Ecco, invece una domanda che ci stanno facendo un po' in tanti, no? E forse è bene anche dirle certe cose, nel senso che molte volte si pensa municipio 1, il municipio 1 è il municipio privilegiato e quindi Comune di Milano ha un occhio di riguardo in più per il municipio 1. Ora, personalmente io non penso che sia così, nel senso che se un'amministrazione centrale è seria, guarda i municipi che ha e cerca di risolvere i problemi di tutti i municipi. Sì. Però a chi le fa questa affermazione? Però rispondo con un dato proprio di queste settimane, cioè di questi mesi. Certo. Dentro il piano di governo del territorio viene inserita una norma, adesso questo è in discussione ancora, ma è stata inserita dalla Giunta una norma che dà però l'idea della prospettiva, dove gli oneri di urbanizzazione, cioè quei soldi che uno prende da interventi edilizi fatti da privati, il comune, che vengono generati in centro storico e che sono abbastanza, insomma, sono interventi importanti che vengono fatti, almeno metà di questi verranno destinati all'utilizzazione in periferia. Okay. A me potrebbe dar fastidio questa cosa, no? Evidentemente. Però capisco che ogni tanto bisogna darsi delle priorità. Oggi la priorità su Milano è il rinnovo del recupero di alcune condizioni di periferia e quindi dal mio punto di vista evidentemente è una scelta che trovo opportuna. Dopodiché l'altra metà, ho detto cortesemente, decidiamo noi dove va a finire. Giusto, mi sembra anche giusto. Ma questo perché? Perché abbiamo degli interventi già programmati, alcuni in corso che dobbiamo completare, alcuni li faranno i privati, pedonalizziamo sostanzialmente pur lasciando un passaggio dei mezzi largo Treves ad esempio, rimettiamo a posto in modo più attento ai pedoni via Otti, una via particolare della zona romana, tanto per dire, rifacciamo con altri soldi che sono stati recuperati da privati un piccolo anfiteatro che c'è vicino a Via Dante, c'è il progetto che parte a giugno del recupero di tutta Piazza Sant'Agostino, cioè questo tipo di meccanismi evidentemente li mettiamo in corso. Per chiudere, l'idea nostra è per esempio intervenire sulle vie di piccolo calibro dove è possibile allargando i marciapiedi, e dove non è possibile allargando i marciapiedi tutte aree a zona 30, cioè massimo 30 all'ora, e con magari la condizione del pedone che quindi può più agevolmente girare in questi posti con marciapiedi a raso e queste cose qua. Questi meccanismi qua sono proprio nell'idea di dare al centro una mobilità dolce rispetto magari ad altri posti. Perché? Perché comunque è una parte dove tanta gente ci gira. Ho capito perfettamente il suo ragionamento e lo condivido, nel senso che è una questione di integrazione territoriale per quanto riguarda l'aiuto che poi uno deve dare alle periferie, perché comunque siamo sempre nella stessa città. Assolutamente. Nonostante questo. E colgo questo passaggio, no? Siamo sempre nella stessa città e le dico, siamo sempre nella stessa Italia. Milano non può essere vista come un sistema di governo che quasi faccia da opposizione al governo centrale? Io su queste cose qui, cioè di opporsi, ci credo fino a un certo punto. Cioè secondo me i meccanismi che devono essere posti in atto sono rispetto e collaborazione. Cioè
dal punto di vista di Milano, che obiettivamente è una città traino su alcuni elementi, basta vedere che cosa è successo al Salone del Mobile. Adesso io li ho visti anche come Certo. persone fisiche delle cose, ma è evidente che questo è un meccanismo. Oggi questo è il salone in Europa primo, no? Quindi nel momento in cui vado a chiedere al governo un sostegno, adesso ci sarà un taglio, per esempio, grave sul trasporto pubblico, Questa è previsto una dall'ultimo cosa. DEF, dal documento del domenico finanziario. Io spero che, come dicono alcuni, questo documento economico-finanziario del governo sia un documento di passaggio, come dicono alcuni, perché stanno aspettando di vedere come sono i conti. Ma questa cosa del trasporto pubblico è gravissima, perché Grave, sì. è evidente che noi dobbiamo spingere sul trasporto pubblico per, da una parte, diminuire l'inquinamento determinato anche dai veicoli, non solo dai veicoli, anche da riscaldamenti, ma anche dai veicoli, e dall'altra parte dobbiamo favorire sempre una mobilità collettiva rispetto a quella particolare, perché svuotare le strade dai mezzi privati comunque consentirebbe più velocità nei trasporti, capacità anche di portare più persone in una volta sola. Evitare anche la riduzione degli incidenti, Certo. come la bassa velocità determina questo. Quindi queste cose vanno fatte in ottica collaborativa. Allora, credo che Milano debba pretendere una giusta attenzione da parte del governo, senza fare per forza del contraltare. Noi portiamo semplicemente un esempio di buona amministrazione, credo, nella cosa. Lo mettiamo lì a disposizione. Se lo colgono bene, se non lo colgono, però andiamo avanti così. E speriamo anche di portare a casa le Olimpiadi, se devo dire la verità, Sarebbe un perché piccolo orgoglio così, no? certo, stiamo partendo adesso, a giugno ci sarà la decisione, stiamo facendo un po' di pubblicizzazione, Quali sono i sentori che possa andare ma io bene? credo che, insomma, dal punto di vista internazionale dei passi in avanti li abbiamo fatti. Abbiamo ancora qualche criticità sugli impianti, credo che mettere insieme a Cortina e alla Valtellina, che tra l'altro conosco bene perché non dico che sono valtellinese di adozione, ma ci vado spesso da tanti anni, quindi ho una particolare affezione rispetto a tutta la Valtellina, che possa dirci, insomma, che magari siamo un pelino più avanti degli altri, Bene, è una notizia come che possiamo dare ragionamento. ed è positiva, molto positiva. Torniamo un po' a lei invece, perché fino adesso abbiamo fatto dei ragionamenti molto chiari, molto schietti, e non è solito, lo dico in confidenza, avere qui un personaggio politico che fa dei ragionamenti dobbiamo fare questo, questo e quest'altro, perché sennò non va bene. Nella sua vita politica privata è sempre stato così? Nel senso, ha sempre avuto le idee così chiare? Beh, guarda, a parte il fatto che io ho cominciato da giovane perché ho cominciato a fare il consigliere di zona, sono rimasto lì, quando avevo 20 anni, quindi si parla del 1980, quindi quando cominciavano i consigli di zona, poi, grazie a una condizione che qualcuno decideva di candidare dei giovani, ho detto vabbè, proviamo, una roba che mi interessava, avevo lavorato un po' nella scuola, nell'ambito degli organi collegiali scolastici, e poi ho fatto un po' di percorso all'interno di questa parte, quindi studiavo ancora, quindi avevo anche molto più tempo libero di quello che ho adesso. Effettivamente, complessivamente, io vedo che comunque l'attenzione un po' c'è sempre stata rispetto anche a, si fa, negli organi così piccoli si fa un po' fatica, perché bisogna Certo. chiedere, bisogna mettere i pugni Certo. sul tavolo, è chiaro che chi comincia fa più fatica. Però è anche un'occasione questa qui di far politica, poi non solo dal punto di vista professionale, io faccio l'avvocato, quindi vabbè, mi sono laureato in diritto amministrativo, ad esempio, ma non è solo, quindi è un fatto anche di arricchimento personale, cioè io ogni giorno che sono lì, pure sono lì da tanto tempo e un po' di cose le so anche, cioè come funziona l'amministrazione. Però ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, quindi l'importante è mettersi in questa ottica qui, che io ogni giorno devo imparare qualcosa di nuovo, perché non posso sapere tutto. Certo. Evidentemente le cose vanno studiate, cioè quando faccio le delibere andarmi a vedere che cosa succede, tanto quando faccio gli atti giudiziari, io l'avvocato continuo a farlo, ho molte cause in In giro, mi occupo corso. di una materia un po' particolare, quindi Ma se la vuole dire, noi siamo. no, io mi occupo parecchio di trasporto aereo, cioè Ok. sostanzialmente, quindi è una materia un po' particolare in sé, ma anche in queste materie, ma fossero anche altre, questo meccanismo di studiare le cose per andare a vedere comporta anche di non partire prevenuti, Certo. cioè se mi fanno una proposta,
Perché non andarla a vedere? Magari d'acchito mi sembra una stupidata, però non è detto che sia così. Chi la fa delle ragioni magari le propone, o magari ha bisogno comunque di una risposta, anche che fosse negativa. Quindi, Certo. siccome noi spesso ci troviamo a gestire il conflitto, ma il conflitto che va da quello della notte a coloro che, per esempio, abbiamo avuto recentemente un conflitto per l'utilizzazione di un'area cani. Ah, Cioè, chi la ok. vuole, Chi chi non non la la vuole. vuole, Però sembra chi una cosa dice. semplice, però in realtà poi mettere d'accordo tutti ce ne Infatti, vuole. assolutamente. Certo, bisogna trovare delle soluzioni. Ci saranno degli scontenti? Sì, è Sicuramente. probabile che ci sono. Magari si scontentano entrambi? Probabile anche questo. Però ognuno di noi ogni tanto deve fare qualche passo indietro, qualche passo in avanti e qualche passo indietro. A volte si dice che la migliore conciliazione fra le parti è quando perdono tutte e Certo. due. Ma in realtà lo potrebbe girare dall'altra parte. Vincono tutte e due, ma un pochino. È Questa è un vero, po' è la vero. sintesi. Ecco, siamo quasi in chiusura, no? Quindi tornando un po' invece al Partito Democratico, no? Mi ha fatto specie quello che ha appena detto, no? Fare qualche passettino indietro, qualche passettino avanti. Insomma, negli ultimi, siamo nel 2019, gli ultimi 5, 6, 7 anni. Partito Democratico ha avuto un po' di difficoltà, no? Forse proprio per questa cosa di faccio un passo avanti, faccio tre passi indietro, eccetera. Con Zingaretti, come può cambiare la situazione? Cioè, perché Zingaretti non potrebbe essere faccio nome, un Renzi 2 o un Bersani ancora prima, anzi, o un Letta ancora prima Bersani, eccetera, eccetera. La storia, insomma, di un partito è sempre fatta da tante persone, quindi Certo. io sono contrario, per esempio, a personalizzare su uno, anche se capisco che oggi c'è molta personalizzazione su uno. Cosa vedo in Zingaretti rispetto a prima? Una capacità di dialogare con altri, certo, in un'area dove diciamo, il dato della socialità, della collaborazione, del rispetto umano, delle condizioni difficili dei lavoratori, viene in primo piano. Però dobbiamo dialogare magari con coloro che sono più affini, e questo è un metodo per dire che non siamo mai da soli. No? E Certo. quindi il meccanismo di costruire un governo è dato anche da questo, perché nessuno qua raggiunge poi le maggioranze, così dire, assolute, e forse è anche bene così sotto certi aspetti. È chiaro che noi passiamo da una stagione dove eravamo al 40% a una stagione dove siamo andati molto più in basso. Benissimo. E forse è stata L'elettorato proprio la oggi personalizzazione di l'elettorato quella. è molto mobile Certo. perché cerca molto del nuovo. Noi dobbiamo anche dare l'impressione che, pur con radici anche di valori un po' più anziane, però il nuovo lo proponiamo, nel senso che è l'approccio nuovo rispetto alle cose che devono essere fatte, e soprattutto una cosa, che è quella del lavoro. Cioè, oggi, se noi non troviamo modalità per aiutare le imprese e aiutare i lavoratori, soprattutto i giovani, a trovare un posto, abbiamo fallito. Questa è la sostanza vera. Quindi, su questa cosa, adesso al di là dei partiti, credo che Sì, tutti si certo. devono impegnare giustamente. Magari le ricette sono diverse, noi ne proponiamo una anche a livello europeo, ci saranno le elezioni fra poco. Snellire l'Europa, ma credere nell'Europa. Perché questo è il dato. Chi ha difeso i consumatori negli ultimi 30 anni è stata l'Europa, se uno va a vedere esattamente. I consumatori vuol dire ognuno di noi, rispetto magari a imprese in condizioni invasive. Ecco, queste sono delle ragioni. Poi tante cose sono state sbagliate, io non metto in Sicuramente. dubbio, ma quelle vanno corrette. Però il meccanismo europeo ci mette insieme e ci fa un mercato grande che ci tutela anche rispetto a pressioni che vengono da fuori. Dopodiché si collabora con tutti, si lavora con tutti, però alcune regole devono valere per tutti, soprattutto nella difesa del diritto del lavoro e della sicurezza. Grazie Perfetto, io la ringrazio per essere a stato qui voi. con noi, l'aspettiamo ovviamente magari alla Assolutamente. fine delle elezioni per commentare insieme i risultati. Benissimo, speriamo bene. Speriamo bene. Grazie mille a tutti per essere stati qui con noi, io vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra programmazione sulla pagina Facebook di Milano News, noi ci rivediamo settimana prossima con una nuova puntata di Good Night Milano.